città. Sì, italiano. Sì, va bene. Ma sono fortunati che vengo da solo. La prossima volta vengo con qualcuno. Chiamo qualcuno, fai un po' di telefonate e vedrai che mi trovi. No, lì deve scendere una manifestazione. Che per la seconda volta sceglie come luogo della manifestazione la finestra sotto l'ufficio dove lavora la mamma di Federico Aldovrandi, che è una dipendente comunale. Ho chiesto cortesemente, siccome sono in possesso delle autorizzazioni, di spostarsi di qualche decina di metri perché questa manifestazione non risulti provocatoria. Sono stato allontanato dalla piazza, dal sindacato, nonostante abbia spiegato che questo è in un'ottica di collaborazione con le forze di polizia e di sereni rapporti che in questi anni non sono stati, diciamo così, sono stati ripresi con difficoltà e con tanti elementi, quindi non c'è nessuna provocazione se non quella di voler rimanere sotto le finestre di un ufficio comunale. Dopodiché c'è un parlamentare europeo che si chiama Salatto e dice che lui mi può mandare via dalla piazza del comune. Appena sei arrivato poi il segretario generale ha detto lei può andare. Sì, sì, lei può andare, è già fatto, lei può tornare su. Allora, cioè, insomma, Cocciato dici dalla tua città. In questi anni abbiamo lavorato con un'estrema difficoltà, ma con tanto impegno anche da parte dei questori e devo dire anche dei due ultimi ministri degli interni che sono venuti a Ferrara e che con i quali abbiamo lavorato per recuperare un rapporto molto sereno tra questa città e le forze di polizia. Ma oggi non sembra che sia venuto. Non solo oggi, è già successo in un'altra occasione. L'altra occasione non eravamo informati, quindi abbiamo fatto, diciamo così, non abbiamo fatto nessuna reazione. Oggi sono venuto giù personalmente a chiedere al sindacato di trasferire la sua manifestazione legittima e autorizzata in un posto diverso da quello della finestra dove lavora la mamma di Federico, evitando che scendesse lei, mettendo a repentaglio la sicurezza di tutti, la serenità e anche l'ordine pubblico. Adesso chiedevo di trovare un uditorio, diciamo, più sensibile a quella che è la serenità e anche rispetto dell'ordine. Siccome il segretario provinciale e nazionale del SUL, del COIS, mi hanno allontanato dalla piazza e l'onorevole Salatto, che non ho il piacere di conoscere, dice che posso allontanarmi, prendo atto che questo sindacato non solo non vuole aiutare il processo di rasserenamento in questa città rispetto a un tema che è gravissimo e che ha attraversato le coscienze di questa città, prendo atto che c'è una indisponibilità, mi farò portatore nei confronti del questore, del prefetto, delle difficoltà che si incontrano con questo sistema e per quanto mi riguarda manifestazioni di questo genere in piazza San Lavoro non ci faranno più e neanche in piazza municipale, perché hanno un tono provocatorio. Io fino ad oggi sono stato zitto, sereno, per agevolare il processo di ricomposizione, vedo che probabilmente sono stato male interpretato. Ma la mamma di Federico è venuta personalmente a chiederle di intervenire? La mamma di Federico stava scendendo personalmente e credo che sia mio precipuo dovere, anche di datore di lavoro, oltre che sindaco di questa città, di evitare che una vicenda degeneri ulteriormente in un conflitto che non fa bene alla città, perché noi abbiamo bisogno delle forze dell'ordine, questi fanno il loro lavoro, è un lavoro indispensabile per la città, però devono anche capire che fare una manifestazione per la seconda volta sotto le finestre non può non essere interpretata come una provocazione. A questo punto dico che quello che era un sospetto è in realtà una cosa provata, perché se il sindaco viene giù e chiede cortesemente di spostarsi di 20 metri e gli viene detto di allontanarsi perché la manifestazione è autorizzata, vuol dire che non c'è nessuna disponibilità. Ne prendo atto con molto rammarico e mi farò l'attore di questo mio rammarico alle forze di polizia a tutti i livelli. Ok, grazie. Grazie. No, Tiziano, stai tranquillo.